Guardate, io vi ringrazio di questa presenza così numerosa, così massiccia, ma voglio chiarire subito una cosa. Questa non è un'assemblea politica e non è neppure un'assemblea di partito. Non mi pare che in questa sala ci siano bandiere di partito e men che meno ci siano volantini promozionali di un partito o di uno schieramento politico. Questa è una manifestazione che lancia un appello al governo regionale per fermarsi, perché non è pensabile che si voglia fare cassa mettendo le mani nelle mani dei cavatori e nelle mani di chi va a tartufo. Noi dobbiamo mandare questo messaggio all'indirizzo del governo regionale, che hanno raschiato il barile. Non è pensabile che si possa fare bilancio regionale applicando una tassa addirittura di 3.000 euro sulle persone che con onestà e con sacrificio coltivano questo hobby, questa passione o questa attività economica. Questo è il messaggio che vorrei uscisse da questo appuntamento questa sera. Viene approvata una legge nel silenzio più totale, senza informare nessuno, senza convocare un'assemblea, senza convocare un'audizione. Viene inserita una norma di qualche riga che è stata appena letta all'insaputa di tutti e all'interno della legge finanziaria regionale, che con l'agricoltura, con lo sviluppo del territorio, con lo sviluppo dell'ambiente non c'entra proprio nulla. Questo è un fatto che va denunciato, e va denunciato il tentativo di qualcuno che si rende conto di aver commesso un errore molto grave, di aver commesso un errore molto grave, forse perché ha avuto qualche suggeritore interessato, e oggi vuole correre ai ripari scaricando la responsabilità non certo su di me, perché mi rimbalza, ma probabilmente su di voi. Ma io credo che noi questo ricatto non lo dobbiamo e non lo possiamo accettare, perché questa storia deve finire, che di fronte al potente di turno ci si deve calare le braghe. Questo non è più tollerabile, non è più pensabile in una democrazia moderna. Io mi sono stufato di dover subire quotidianamente sui giornali, sulle televisioni e anche in consiglio regionale il trattamento di chi pensa di essere sopra la legge. Qui nessuno è sopra la legge, e se qualcuno lo pensa noi dobbiamo fargli cambiare idea, e lo dobbiamo fare a partire da stasera, perché da stasera deve uscire un pronunciamento unanime rispetto alla contrarietà a questa proposta di legge, che non è vero che agevola il tartufo, ma poi lo sentiremo anche dagli interventi che verranno fatti o dal dibattito del pubblico. Mi pare che questa sia una legge soltanto per gettare fumo negli occhi, e io respingo al mittente la strumentalizzazione politica per l'apertura della campagna elettorale. Se voleva fare un provvedimento la giunta regionale o lo stesso assessore Cavaliere, poteva convocare un'assemblea come questa, poteva avere il coraggio di venire a guardarvi in faccia, di venirvi a chiedere quali sono le vostre esigenze, quali sono i vostri problemi, quali sono i modi per poter migliorare la gestione di una materia importantissima che in questi anni è stata completamente dimenticata. E se il tartufo per il Molise è diventata un'opportunità di sviluppo, è diventata un'opportunità economica, ma è diventata anche un'opportunità per tutto il territorio, anche per la difesa ambientale, non è grazie ai politici, non è grazie agli assessori all'agricoltura o grazie ai presidenti della regione, non è grazie alla provincia o a qualche consigliere provinciale, e non è nemmeno grazie a me. È soltanto grazie a voi che nel silenzio totale delle istituzioni vi siete fatti carico di portare avanti un lavoro anche molto duro e anche molto difficile, ed è grazie a quei commercianti. Ed è anche grazie a quei commercianti che non hanno a cuore soltanto il business, che pure è una cosa legittima, ma hanno a cuore lo sviluppo e la possibilità di aumentare le possibilità di ricchezza per i cavatori, per i commercianti, per i ristoratori, ma anche per tutto il territorio, perché quando si muove l'economia si muove tutto l'indotto economico, e noi siamo qui per difendere questo tipo di indotto economico. Allora io dico, mi sono permesso di buttare giù qualche nota, qualche proposta operativa che può essere approvata. Io non voglio fare polemica, guardate, sgombriamo il campo. Per quanto mi riguarda, la polemica può finire sul giornale, alla quale non replicherò, perché non è mia intenzione buttarla in caciara o benché meno buttarla in politica. Io voglio cercare, per questi ultimi mesi di legislatura che mancano, se veramente l'assessore Cavaliere o la giunta regionale ha a cuore il destino del tartufo, battesse un colpo e cominciasse a dimostrarlo con i fatti e non con le chiacchiere. Qui dobbiamo capire innanzitutto, in primo luogo, che fine hanno fatto i soldi dei tesserini che in questi anni sono stati versati nelle casse della regione. Questo dobbiamo capire, ci devono dire che ci hanno fatto,
ci devono dire quanti euro di quei soldi sono andati a finire nelle casse della regione per farci le consulenze o per pagare le auto blu o per pagare i lampeggianti, e quante invece sono andate allo sviluppo del territorio, allo sviluppo del tartufo e alla commercializzazione del tartufo. Prima cosa, lo dobbiamo chiedere, ce lo devono dire, devono pubblicare i bilanci, non se ne possono venire a dire abbiamo fatto e abbiamo detto, lo vogliamo vedere, ce lo devono spiegare. Avete versato 100 euro a testa per il tesserino, sono diverse centinaia di migliaia di euro, dove stanno? Io non li ho mai visti, mi pare che siete stati abbandonati, mi pare che siete stati lasciati soli dalle istituzioni e anche dalla politica. Allora cerchiamo di capirci su qual è il ruolo che deve avere la politica, se deve essere quello di fare i comunicati stampa o quello di adottare dei provvedimenti che vanno nell'interesse della collettività, che sia la scuola a livello di scuola, che sia l'industria a livello di industria, che siano i tartufi a livello di tartufi. Questo è il primo punto. In secondo luogo, a chi la vuole raccontare sul fatto che questa misura era finalizzata a non far venire i cavatori da fuori regione? Ma quanti sono i cavatori da fuori regione che vengono in Molise? E quanti sono i molisani che vanno invece a raccogliere il tartufo nelle altre regioni? Questo è il punto. Come fa un assessore regionale con la delega all'agricoltura a non sapere questo fatto? A non prendersi nemmeno la briga di alzare il telefono e di chiamare qualcuno per chiedere quanti sono i cavatori molisani che quando in Molise c'è la siccità o ci sono altri problemi meteorologici vanno in Abruzzo o vanno in Puglia. Capirà o avrebbe capito che questa misura è una misura che lo affossa il tartufo, perché quando le altre regioni, e qui abbiamo il saluto, mi scuso se non l'ho fatto prima, anche autorevoli presidenti di associazioni sia molisane che abruzzesi, quando in Abruzzo o in Puglia sapranno di questa norma, la prima cosa che faranno è impugnarla davanti al tribunale, e il tribunale, di fronte a una norma discriminatoria, perché quelli pensano che siamo tornati ai tempi del feudalesimo quando si mettevano le tasse, vi ricordate il film di Troisi? Un fiorino, due fiorini, un fiorino, due fiorini, pensano che siamo tornati a quei tempi. Le altre regioni che impugneranno questa norma, perché lo faranno e fanno anche bene, se il giudice sospende l'efficacia della norma che prevede che la tassa la paghino soltanto i cavatori di fuori regione, se sospendono quel regolamento, se voi andate a farvi il tesserino, automaticamente vi applicheranno la tassa di 3.000 euro, altrimenti non ve lo rilasceranno. Questo dovrebbe capire chi ha scritto questa norma suicida, perché tale è una norma suicida. E poi dovrebbero spiegarci e ci dovrebbero far capire quali sono questi lavori e queste opere di bonifica ambientale che voi dovreste andare a fare sui boschi? E chi ve la paga l'assicurazione in caso di danno alle persone o alle cose? Chi dovrete pagare? Per caso dovreste continuare a pagarla voi? Dovreste pagare voi un ulteriore contributo per l'assicurazione? E se trovate un bracconiere che sta facendo magari una cosa che non deve fare, perché dovreste denunciarlo voi? C'è il corpo forestale, ci sono le guardie forestali, dove stanno? Quelle dovete chiamare, quelli devono venire, non voi. Voi dovete fare il vostro lavoro, dovete fare il vostro hobby, lo fate con sacrificio e lo dovete continuare a fare, ma non vi devono mettere i bastoni tra le ruote. E allora io ho proposto che in questo scorcio di legislatura che resta, invece di approvare statuti regionali che aumentano il numero dei consiglieri regionali, invece di fare questo, devono mettersi intorno a un tavolo, insieme a voi, devono creare delle misure per tutelare, per promuovere e per pubblicizzare il tartufo. Allora io mi sono permesso di fare una ipotesi che potrebbe effettivamente, ovviamente se siete d'accordo, io ho l'abitudine prima di proporle le cose, se c'è una condivisione ovviamente le porto avanti, se non c'è una condivisione mi fermo, mi ritiro di buon ordine e ricomincio a ragionare. Allora, l'apertura delle scadenze per la raccolta deve o no essere anticipata per consentirvi di portare il tartufo alle fiere di Alba e di Acqualagna, sì o no? Questo è un fatto che devono capire. Ho presentato una proposta di legge, non è stata approvata perché mi hanno detto no, non si può fare perché non la voglio. E io ho detto, come fai a sapere se non la vogliono se non gliela chiedi? A me risulta che la voglio.
e quindi l'apertura, l'anticipazione del bianco dal 15 al 1 di ottobre, perché le fiere cominciano il 1 di ottobre. L'apertura dello scorzone dal 15 di maggio al 1 di maggio, perché nel territorio della costa mi pare che la temperatura consente una maturazione anticipata rispetto agli altri territori, e mi pare che lo scorzone in Molise non ha nulla da invidiare ad altri tartufi di altre regioni d'Italia. È possibile che... Allora ci siamo su queste proposte. I soldi dei tesserini. Si può pensare di chiedere che con i soldi dei tesserini si faccia un capitolo di bilancio, e questo capitolo di bilancio, come destinarlo, venga concertato e concordato insieme agli operatori del tartufo, non perché sono belli, o perché sono numerosi, o perché fanno voti, semplicemente per un motivo, il più semplice, perché intanto esiste quel bilancio, quel capitolo di bilancio, in quanto ci siete voi che versate le 100 euro per la concessione, per la licenza, e allora è giusto che si concordi con voi. È possibile chiedere che con questi finanziamenti venga fatta una operazione di rimboschimento e di piantumazione di piante micorizzate all'interno del bosco? Sì. È possibile che con quei finanziamenti si organizzino delle fiere in Molise, ma non la fiera nel comune sperdiziato che non conosce nessuno, una fiera di livello regionale che richiami l'attenzione a livello nazionale, perché non è possibile che nel 2011 ancora noi portiamo i tartufi in Piemonte e non possiamo avere una fiera e una sagra qua in Molise. Questo è il punto, questo è il punto. E se c'è una ricchezza del tartufo molisano, sappiate, e questa è la terza proposta, sappiate che fino a quando non si pubblicizza il marchio del tartufo molisano, voi continuerete a pagare al commerciante il 40% in meno di quello che potreste, scusate, continuerete a ricevere il 40% in meno di quello che potreste ricevere, ma non perché il commerciante vi applica a prezzi bassi, perché lo stesso commerciante, quando è costretto ad andare in Piemonte o altrove e vende il tartufo molisano, te lo deprezzano, perché non lo sanno manco dove sta il Molise. Allora se la palla di tartufo la dici questo è tartufo molisano, te la pagano 10, se dici che è tartufo di Alba te la pagano 100. È così o no? È così o no? Allora rispetto a questo, allora rispetto a questo è possibile prevedere che su tutti i milioni di euro che stanno spendendo per consulenze, per altri costi inutili, per mantenere in piedi l'Arsiam che costano 6 milioni ogni anno, si può fare una proposta, si può prendere un milione di euro. Un milione di euro. Allo zuccherificio ne hanno messi 50 di milioni di euro. Un milione di euro. E lo mettiamo, ci scriviamo sopra per il tartufo. Si può chiedere una cosa del genere? Abbiamo 300 milioni di euro che la regione ha, come trovate scritto su questo opuscolo, sul cosiddetto PSR, che non è una brutta parola, significa piano di sviluppo rurale, significa misure dei fondi europei per finanziare l'agricoltura e le misure ambientali. Ci possiamo mettere un milione su 300 destinato ai tartufi? Non siete d'accordo? E questo è poco. Questo è il punto. Allora possiamo formulare una richiesta di questo tipo: piantumazione, bonifiche ambientali, una grande fiera o più grandi fiere e sagre, misure per incentivare la pubblicizzazione, non per pagare Miss Italia e la partecipazione a Miss Italia o la partecipazione a quel programma On the Road su Italia 1 con i soldi del terremoto, l'avete sentito forse, dove ci partecipava pure qualcuna di quelle che chiamano le papi girl, se ve lo ricordate. E allora io penso, e vado a concludere, che sia arrivato il momento di fare una proposta anche scioccante, e la proposta scioccante, secondo la mia opinione, non deve essere quella di credere alle chiacchiere che si vanno raccontando in giro. Mi hanno detto che hanno convocato una riunione per domani sullo stesso argomento, non lo so se è confermata. A giudicare da questa presenza non credo che avranno il coraggio di venire a sostenere la bontà di quella legge,
per la loro incolumità, io credo. Perché credo che sia difficile sostenere che una legge del genere è buona, ma guarda caso ti ricordi di andare ad informare i cittadini e i cavatori solo dopo che è stata pubblicata e solo dopo che 400 persone hanno partecipato a un'assemblea dove quella legge viene condannata. Credo sia molto difficile poterla continuare a difendere. Io credo che questa norma vada annullata e noi dobbiamo chiedere che venga soppressa e che venga cancellata. Io già domani mattina, se siete d'accordo, deposito la proposta di legge che ho qui. La deposito domani mattina e se siamo d'accordo non me la devono fare nemmeno presentare. Deve essere lui a prendere l'iniziativa. Chi l'ha proposta deve prendere l'iniziativa e dire faccio un passo indietro perché ho sbagliato, perché queste cose non si fanno in questo modo. Allora io penso che se faranno l'abrogazione di questa norma, io lo spero e lo sottoporrò e lo promuoverò, voglio dire anche un'altra cosa. Guardate, io penso che è arrivato il momento che l'assessorato regionale all'agricoltura o si trasforma o creiamo un'altra struttura, ma lo dobbiamo chiamare assessorato regionale al tartufo, perché soltanto creando un centro istituzionale che si possa occupare di tartufo noi riusciremo a trasformare questa ricchezza che in questi anni è stata trattata quasi come un problema o quasi con fastidio in un volano di sviluppo turistico, ambientale, culturale, di bonifica paesaggistica, per lo sviluppo anche delle attività agrituristiche piuttosto che delle attività connesse alla gestione dell'ambiente. E io esprimo un auspicio, visto che l'assessore attuale all'agricoltura, non so per quanto tempo ancora, ma visto che l'assessore attuale è anche un assessore esterno, cioè non è più manco consigliere regionale, cioè il presidente della regione ha deciso che ci poteva mettere chiunque, anche non consiglieri regionali, è arrivato il momento, io lo dico sommessamente, lo dico tra virgolette, anche contro il mio interesse individuale, è giusto che quella responsabilità se l'assuma uno che di tartufo ne capisce e non un evento incompetente che fa solo brutte figure. Questo penso sia il messaggio che deve arrivare stasera. Io vi invito a sostenerla questa iniziativa. Lì fuori abbiamo messo anche una petizione popolare che è stata ipotizzata per sostenere la necessità di un'abrogazione. Io vi ringrazio e vi garantisco che in questa battaglia e in tutte le altre io ci sono e ci continuerò ad essere.